formazione letteraria, quindi non sono un economista, ma ho bazzicato la tecnologia sin da piccola perché mio padre lavorava in una multinazionale americana della tecnologia e mi sono trovata a 25 anni a gestire, andare a Palo Alto a gestire Altavista Italia, che era quindi prima di Google il motore di ricerca, e quindi da lì ho imparato tutte quelle parole americane che poi sono entrate nel linguaggio comune, ma che veramente per me ormai sono preistoria. Quindi è stato sicuramente un bel banco di prova, e adesso capisco in realtà quanto mi sia stato utile entrare e imparare un linguaggio che non mi era noto e che non era noto a nessuno, e soprattutto non era noto alle donne tecnologiche, perché in realtà appunto questa esplorazione di nuovi linguaggi, questo entrare nello sconosciuto, nel mondo dello sconosciuto, mi ha permesso di pensare a come realizzare qualcosa invece che a come raccogliere le lamentele. Diciamo che io sarei una persona felice se riuscissi a fare qualcosa quindi per le donne, anche una cosa piccola, e questo ho sempre cercato di farlo parallelamente al mio impegno professionale. Poi a un certo punto è diventato anche quello di attivista e di giornalista l'impegno principale. All'inizio l'ho fatto con una casa di produzione perché ho pensato che la cosa principale e più importante fosse raccogliere le lamentele di noi donne e trasformarle in qualcos'altro, cioè ironizzare, giocarci, ma intanto farle conoscere, no? E quindi i manifesti delle sessisti sulle donne, grandissime campagne, anche web series realizzate insieme alla unità della Concita De Gregorio, denunce. Oppure i convegni con soli uomini, anche questi temi che sono ridondanti anche oggi, però comunque li abbiamo denunciati e abbiamo fatto tante cose anche per sensibilizzare. Però in realtà mi sono poi resa conto, insieme a tante compagnie di viaggio, che la sensibilizzazione non era la strada maestra, e che avremmo dovuto entrare in un campo della propositività per realizzare davvero qualcosa di utile per tutti. Perché sì, appunto, lamentarsi è una cosa che sappiamo probabilmente fare molto bene, e lo facciamo anche bene a livello editoriale, a livello televisivo, a livello mediatico, ma non stiamo facendo davvero qualcosa per le altre, stiamo semplicemente condividendo delle lagne. E allora a un certo punto ero in casa e mi sono ritrovata questo libro sui media civici che in effetti aveva scritto il mio compagno e ho detto: ma che cosa sono? Non me ne vergogno, nel senso che è anche questo patrimonio, no? Il fatto di avere un compagno che abbia studiato comunque queste materie. E quindi ho detto: che cosa possono servire davvero questi media civici? Cioè, che cosa sono esattamente? È la piattaforma Rousseau? È soltanto un luogo dove le persone possono dire sì, no, mi piace o non mi piace? Cioè, che cosa stanno diventando questi strumenti tecnologici? Possiamo appropriarcene per farli diventare qualcosa che possa cambiare la vita delle persone, per unirci e non soltanto per essere alla mercé di echo chamber che ci mettono in connessione con persone che la pensano esattamente come noi? Può il dibattito pubblico trasformarsi in qualcosa di propositivo? Ho pensato di sì, e quindi alla fine abbiamo pensato che la costruzione di un media civico, l'utilizzo anche dei social media americani e le piattaforme che oggi esistono, possano essere uno strumento per noi per unirci, per migliorare il mondo e poi per vederci anche, che è una cosa un po' inedita. Cioè, tutte queste piattaforme virtuali devono servire affinché noi ci possiamo incontrare. Ci possiamo incontrare virtualmente, ma ci dobbiamo anche incontrare fisicamente. Quindi non semplicemente abbandonare o lasciare le nostre idee maturare o i nostri confrontarci lì dentro, ci devono servire, ci possono servire per, e questo ce l'hanno dimostrato appunto delle giovanissime molto più in gamba di noi, ce l'hanno dimostrato sicuramente dei media nati online come Frida. Noi possiamo raccontare
delle cose, ma possiamo anche unirci per proporre delle cose. Quindi l'idea di creare un media civico delle contemporanee è quello di creare un luogo di dibattito e di propositività pubblica, un luogo bipartisan, come scrivono i giornali, per quindi a prescindere dal credo politico unire le donne affinché la legge Golfo Mosca non sia un'eccezione ma diventi la regola, creare delle sorellanze, delle unioni di intenti affinché noi possiamo fare delle leggi, pensarle insieme noi cittadine, parlarle con le politiche, mostrare loro le nostre istanze e far sì che come dire, loro davvero come dire, siano con noi e possano come dire, realizzare quello che noi pensiamo possa essere realizzato. Proprio da questo...